Gabbie, animali, domatori con tanto di frusta e musica del circo in sottofondo. Un vero e proprio piccolo controcirco messo in scena da un gruppo di animalisti per sensibilizzare l'opinione pubblica e dire no al circo con gli animali, che ha sfilato per le strade del centro di Palermo con un corteo partito da Piazza Castelnuovo per arrivare a Piazza Verdi, dove si è svolto il presidio con tanto di raccolta firme. Un cambiamento già iniziato in alcuni paesi europei e che in Italia sta raccogliendo sempre maggiore consenso. L'obiettivo di questa manifestazione non è solo sensibilizzare le persone a capire effettivamente tutti i retroscena che ci sono nei circhi, quindi il maltrattamento degli animali, ma soprattutto far passare una legge proposta alla Camera, come già successo in altri paesi europei, quali Olanda, Belgio e Austria, perché queste cose non avvengano più, perché non si faccia più sostanzialmente business sugli animali a discapito della loro salute e per puro divertimento e intrattenimento. Siamo per il circo delle persone, non siamo contro il divertimento e l'intrattenimento, sono forme antiche e nobilissime che vanno rispettate, però nella società di oggi in cui abbiamo detto no a tantissimi altri maltrattamenti, abbiamo detto sì ai diritti civili, ci impegniamo anche perché i diritti degli animali che non hanno parola, che non possono chiaramente aver parola, siano rispettati. Per un'ora del vostro divertimento si nascondono tantissime crudeltà, maltrattamenti, sfruttamenti, animali chiusi in gabbia, lontani dal loro habitat. Pensate quanto sia difficile ammaestrare un gatto, quanto sia difficile gestirlo al massimo. Pensate invece quanto sarebbe difficile gestire una tigre, ammaestrarla veramente per farla esibire, per il divertimento della gente che pensa sia giusto, pensa che sia divertente il circo, ma non lo è per davvero.